E salve raga, bentornati qua su The Nerder Station in Top 7. Sì, la mia Top 7 personale, la mia chart, la mia classifica di gradimento sulle varie console e vari giochi. Ma detto ciò, e detto anche che i giochi di oggi sono quelli per PlayStation 1, la prima nata di casa Sony dopo il fallimento, il tentato connubio tra Sony e Nintendo e via discorrendo, nacque poi la PlayStation 1. Ma se volete sapere ulteriori informazioni vi consiglio di andare a vedere il mio video di recensione della PlayStation 1 che vi posto qui sopra da qualche parte. Direi di non indugiare ed andare al sodo, quindi come sempre, come nella norma, io vi lancio la sigla. Ed eccoci, come dicevo poc'anzi, prima della sigla, alla mia top 7, la chart dei 7 giochi che ho preferito su PlayStation 1. E qui scatterà la guerra con voi, lo so. Prima di iniziare vi ricordo di mettere un like qua sotto, iscrivervi al canale, condividere il video e azionare la campanellina. Se non l'avete ancora fatto vi invito a farlo, ovviamente, ragazzuoli. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo subito al settimo posto. Al settimo posto troviamo un simpatico alieno che scappa da dei mattatoi nei quali scopre degli intrighi, delle cose che non avrebbe dovuto né sapere né tantomeno vedere. E quindi... seguimi! Ciao! Abe in Abe Odyssey. Oddworld Abe's Odyssey, gioco del 1997, un videogioco platform sviluppato da Oddworld Inhabited e distribuito da GT Interactive. È stato pubblicato per PlayStation e PC, DOS e Microsoft in Nord America, Australia, Nuova Zelanda ed Europa. Delle versioni emulate per PlayStation 3 e PSP sono uscite nel 2009, 2010 e 2013 tramite il PlayStation Network. Le vicende del gioco si incentrano sul protagonista Abe, un mansueto schiavo Mudokon dei mattatoi Ernia. Quando scopre che lui e i suoi compagni Mudokon stanno per essere macellati, Abe decide di scappare e liberare quanti più schiavi Mudokon possibile. Il giocatore assume il ruolo di Abe mentre si cimenta in una pericolosa ricerca per emancipare il suo popolo oppresso. Oddworld Abe's Odyssey è stato ampiamente acclamato dalla critica per il suo innovativo gameplay, l'art director e i coinvolgenti filmati. La sua rapida curva di esperienza e il sistema di salvataggio basato sui soli checkpoint, tuttavia, hanno ricevuto delle disapprovazioni. È il primo capitolo della serie in 5 parti di Oddworld, che include il sequel Abe's Exodus del 1998, Match's Odyssey del 2001 e Stranger's Wrath del 2005. Un remake del gioco intitolato Oddworld Neo and Testy è stato sviluppato da Jess Ed Water e pubblicato nel 2014. Al sesto posto, il nostro cavaliere che, morto e sepolto, torna in vita per farci assaporare una nuova avventura, è vero? Quindi il nostro scheletro animato in Medieval, da poco tornato in auge in una sua riproposizione in Ultra HD. Medieval, gioco del 1999, è un videogioco di genere avventura dinamica con elementi hack and slash, prodotto nel 1998 dalla SCE Cambridge Studio e distribuito dalla Sony Computer Entertainment in esclusiva per la piattaforma PlayStation. Il protagonista è il cavaliere Sir Daniel Fortescue, che deve combattere l'esercito del malvagio mago Zarok attraverso una serie di livelli. Il titolo è un gioco di parole tra Medieval, medievale, ed Evil, malvagio. È considerato un classico della piattaforma PlayStation 1. Venne pubblicato in Nord America e in Europa il 1 ottobre del 1998 e in Giappone il 17 giugno del 1999. Divenne il titolo Platinum e venne pubblicato ufficialmente nel 2003 in una raccolta comprensiva del gioco C12 Final Resistance.
Il successo del titolo portò alla realizzazione di un seguito, Medieval 2, pubblicato per PlayStation nel 2000, e di un remake per PSP intitolato Medieval Resurrection, pubblicato nel 2005 in Europa. Dal 26 luglio 2007 è reso disponibile all'acquisto digitale su PlayStation 3 e PlayStation Portable tramite il PlayStation Network. Nonostante il valore Platinum del titolo, che richiede almeno 400.000 copie vendute a livello internazionale, non si conosce attualmente la stima reale delle vendite. Tra l'altro, il remake in alta definizione è da poco uscito per PlayStation 4 e PlayStation 5. Al quinto posto troviamo quella che doveva essere la mascotte di casa Sony. Lo fu per un certo tempo, un animaletto rosso che girava vorticosamente su se stesso, ma non era Taz, il diavolo della Tasmania, bensì Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, gioco del 1996, è un videogioco platform sviluppato e ideato per PlayStation da Naughty Dog, pubblicato da Sony Computer Entertainment in America nel nord del settembre del 1996 e in Europa a novembre, in Giappone a dicembre dello stesso anno. Il videogioco costituisce il primo capitolo dell'omonima serie e narra gli eventi che hanno portato alla creazione del protagonista Crash Bandicoot da parte dei due suoi principali antagonisti, il dottor Neo Cortex e lo scienziato Nitrus Brio, che intendono servirsi di lui per conquistare il mondo. Riuscito a fuggire, però, Crash affronta i suoi nemici per sventare i loro piani e porta in salvo la sua fidanzata Tona, che era stata imprigionata da Cortex. Crash Bandicoot ha ricevuto recensioni per lo più positive da parte della critica, che ha apprezzato la grafica, ritenendo però che il videogioco non abbia portato molta innovazione al genere dei videogiochi a piattaforme. Con oltre 6 milioni di copie vendute, Crash Bandicoot si è classificato all'ottavo posto nella lista dei videogiochi per PlayStation più venduti di sempre. Dal 22 giugno 2007 è possibile scaricare Crash Bandicoot su PlayStation 3 PSP tramite PlayStation Network, mentre il 30 giugno del 2017 è stato pubblicato su PlayStation 4 un remake del videogioco nella trilogia Crash Bandicoot Insane Trilogy, che contiene anche i suoi primi due sequel, cioè Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3 Warped. Al quarto posto, un bel survival horror, uno di quei giochi che mi ha avvicinato in prima persona a questo genere videoludico, che poi mi ha preso sempre di più col passare degli anni. Quindi andiamo nella città di Silent Hill. Silent Hill, gioco del 1999, è un videogioco survival horror prodotto da Konami e sviluppato dal team Silent, pubblicato giusto appunto nel 1999 come esclusiva della console Sony PlayStation. È il primo capitolo della serie omonima. Il gioco utilizza una visuale in terza persona con dei componenti di computer grafica 3D in tempo reale. A differenza dai precedenti giochi horror di sopravvivenza incentrati su persone esperte nel combattimento, il protagonista di Silent Hill è un uomo qualunque. Il gioco segue la storia di Harry Mason, protagonista alla disperata ricerca della propria figlia adottiva per le strade della mostruosa città statunitense Silent Hill, imbattendosi in un culto pagano il cui obiettivo è quello di far risuscitare un nuovo dio. Scoprirà le vere origini della bambina. 5 sono i finali possibili nel gioco. A seconda delle azioni intraprese dal giocatore vi è anche un finale segreto. Silent Hill ricevette diverse recensioni positive da parte della critica e divenne un successo commerciale. È tutt'oggi considerato un titolo innovativo che ridefinisce il genere survival horror, allontanandosi dai classici elementi dei B-horror movie e procedendo verso uno stile di orrore psicologico che enfatizza l'atmosfera e i personaggi. Silent Hill ha ricevuto anche alcuni adattamenti nel tempo, tra cui un visual novel nel 2001 per Game Boy Advance, un adattamento cinematografico omonimo nel 2006 e una rivisitazione del titolo Silent Hill Shattered Memories del 2009. Il gioco è stato seguito nel 2001 da Silent Hill 2. Al terzo posto, quindi siamo arrivati al podio, ma prima di dirvi quale è, ovviamente
bel like qua sotto, cliccate il pollicione, iscrivetevi al canale, condividete, azionate la campanellina se ne volete sapere qualcosa di più sulla console PlayStation 1 e sulla sua storia. Qui da qualche parte vi verrà il link alla mia retro recensione per PlayStation 1, dove potete sapere tutto e di più su PlayStation. Al terzo posto, come dicevo prima, al grido di no Snake, sì, è lui, Metal Gear Solid 3. Ma vi ricordate quando vi diceva di poggiare il joypad in terra e questo iniziava a vibrare e sembrava che andava a giro per casa? Fantastico, fantastico, ragazzi. Metal Gear Solid, gioco del 1999. È un videogioco d'azione stealth pubblicato dalla software house giapponese Konami per la console PlayStation. È stato diretto, prodotto e scritto da Hideo Kojima e segue i videogiochi per MSX2, Metal Gear 2, Solid Snake, allo stesso modo ideati da Kojima. La trama segue le vicende di Solid Snake, un agente segreto che deve infiltrarsi in una remota struttura insulare per lo stoccaggio di armi nucleari, con l'obiettivo di neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da Foxhound, un'unità disertrice delle forze speciali americane. Snake deve affrontare i terroristi e impedire loro di lanciare un attacco nucleare con una nuova terrificante arma segreta. Il giocatore che impersona Snake è portato a proseguire nell'avventura evitando di farsi scoprire dalle numerose guardie nemiche, utilizzando diverse tattiche e dispositivi per raggiungere questo obiettivo. L'utilizzo delle armi letali e gli scontri a fuoco sono pertanto scoraggiati, perché potrebbero molto probabilmente portare la partita al suo game over. Una conversione del gioco per Microsoft Windows è stata pubblicata nel 2000. Nel primo trimestre del 2004 è stato pubblicato un remake intitolato Metal Gear Solid The Twin Snakes per la piattaforma Nintendo GameCube, in cui un nuovo doppiaggio inglese, miglioramenti grafici e controlli di gioco simili a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sono le principali peculiarità. Al secondo posto, un altro survival horror di un franchise che mi è sempre piaciuto, l'ho sempre seguito e credo di aver giocato tutti i titoli, forse magari un paio di quelli in portabilità, ma per il resto, la serie canonica almeno, li ho giocati tutti, mi sono piaciuti tutti, dal primo all'ultimo. In questo caso parlo di Resident Evil 3. Nemesis. Il Nemesis, ragazzi, quando vi rincorreva era un casino. Resident Evil 3 Nemesis, gioco del 1999, conosciuto in Giappone come Biohazard 3 Last Escape, è un videogioco della serie Resident Evil, sviluppato e pubblicato da Capcom. Dal videogioco è stato tratto il romanzo di S.D. Perry dal titolo Resident Evil Nemesis del 2000. Resident Evil 3 si svolge quasi parallelamente ai fatti di Resident Evil 2. Inizia un giorno prima e si conclude quello successivo. Nel video introduttivo del gioco, ambientato il 26 settembre del 1998, si vede un fotogruppo di zombie che avanza nelle strade della città, attaccando i sopravvissuti. La RPD e la SWAT costituiscono un posto di blocco per fermare l'avanzata degli zombie. Questi si scagliano contro la squadra di agenti barricata dietro alle loro automobili. Iniziano a sparare appena si avvicinano, ma vengono assaltati. Contemporaneamente alcuni gruppi di mercenari della Umbrella Corporation, la multinazionale farmaceutica responsabile della creazione e liberazione del virus T, cercano anch'essi invano di trattenerli, ma vengono decimati a loro volta da Jill Valentine, un membro della STARS, che si trova in città al momento del contagio. Si ritrova invischiata in questa difficile situazione, ma decide di non arrendersi e di fuggire. Il gioco è ambientato nella città di Raccoon City ed inizia proprio il 27 di settembre, prima degli avvenimenti di Resident Evil che iniziano il 29. La storia finisce 4 giorni dopo, il 1 ottobre. Ci sono vari collegamenti tra i due giochi. La funzionalità chiave del gioco è un nuovo nemico boss, Nemesis, un modello sperimentale di Tyrant, sarebbe da dire tiranno, programmato dalla Umbrella per eliminare i membri della STARS. Nemesis ha una capacità simili a quelle di Jill, può correre, utilizzare armi e scansarsi, ed inoltre è il primo mostro in grado di usare porte per inseguire il giocatore da un'area a un'altra. Ed eccoci giunti anche per oggi alla prima posizione, quindi regia, rullo di tamburi, come sempre
sono io la regia che mi metto, non ho nessuno a casa che mi rulla i tamburi negli orecchi. Un'altra mascotte di casa Sony, un draghetto. Perché al primo posto? Perché a me quel gioco piaceva veramente tanto. Spyro the Dragon. Spyro the Dragon, gioco del 1999, è un videogioco platform sviluppato da Insomniac Games. Il gioco è stato pubblicato su PlayStation da Sony Computer Entertainment precisamente il 10 settembre del 1998 nel Nord America, il 22 ottobre del 1998 in Europa ed il 1 aprile del 1999 in Giappone. È il primo capitolo della fortunata saga di Spyro the Dragon, la quale ha riscosso molto successo in tutto il mondo fino a essere considerata una delle serie più popolari e amate dal pubblico internazionale e diventare una delle icone dei giochi per PlayStation. È possibile sbloccare una sua demo nel gioco Crash Bandicoot 3 Warped, immettendo una variante del codice Konami nel menu principale. Dal 12 dicembre 2012 è possibile scaricarlo su PlayStation 3 e PSP tramite PlayStation Network, ma solo in lingua originale. Una versione remastered dei primi tre giochi intitolata Spyro Reignited Trilogy è stata pubblicata per PlayStation 4 e Xbox One il 13 novembre del 2018 e il 3 settembre del 2019 anche sulle piattaforme Nintendo Switch e Microsoft Windows. La trama parla del malvagio Nasty Nork, che odia a morte i draghi sin dal giorno in cui lo hanno esiliato in un mondo lontano, un tempo la loro discarica. Negli anni Nasty ha modificato quel territorio ribattezzandolo Mondo di Nasty e ha sviluppato potenti incantesimi per trasformare le gemme dei draghi in scagnozzi e imprigionare i draghi nel cristallo. Un giorno, dopo essere stato insultato in diretta TV proprio da un drago, Nasty si infuria e trasforma tutti i draghi in statue di cristallo. Ma Spyro, un giovane drago viola, sfugge all'incantesimo grazie alle sue piccole dimensioni. Il draghetto, accompagnato dal suo amico Sparks, una libellula magica, decide di imbarcarsi in un'avventura attraverso i regni dei draghi per liberare gli 80 draghi imprigionati da Nasty e sconfiggerlo. E giunti anche oggi alla fine della nostra top 7, sono sicuro che quella di questa puntata vi innalzerà in vari dubbi e perplessità, perché voi tutti siete ovviamente espertoni di Sony PlayStation e quindi inizierete a dire perché questo no, quello no, quello no. È un indice di mio gradimento, quindi vi invito a scrivere il vostro qua sotto, magari ne discutiamo un po' e chissà se un giorno o l'altro farò dei video con le vostre di classifiche, può essere che io lo faccia. Ci sto pensando. Come sempre, raga, un abbraccio, vi saluto e stay tuned!